Oggi andiamo a sfatare dei falsi miti sull'acqua con l'aiuto delle linee guida CREA 2018. Alcuni pazienti, per sentito dire, riportano in ambulatorio che l'acqua deve essere bevuta al di fuori dei pasti. Questo non è necessariamente vero, perché anche se si eccede nella quantità, il massimo che può succedere è che si allunghino di un poco i tempi di digestione. Ma un'adeguata quantità d'acqua, quindi stiamo parlando di quei 600-700 ml d'acqua a pasto, è utile perché migliora la consistenza e la diluizione degli alimenti ingeriti, con conseguente miglioramento della digestione e dell'assorbimento. Non è vero poi che l'acqua faccia ingrassare. L'acqua non contiene calorie. E quindi per questo motivo le variazioni di peso dovute all'ingestione o all'eliminazione di questa sono momentanee e soprattutto ingannevoli. Un altro falso mito legato al precedente è che non è vero che bere troppa acqua provochi maggiore ritenzione idrica. La ritenzione idrica in realtà, quando non è associata a particolari patologie, dipende dal sale o da altre sostanze contenute nei cibi, ma non dall'acqua. Per conoscere tutti gli altri falsi miti sull'acqua, vi rimandiamo alla pagina delle linee guida CREA 2018.